Giovan Giuseppe Lanfreschi. Schiaponte in questi giorni sta dando veramente prova di voler ripartire e soprattutto tutti uniti. Hanno quasi riaperto tutti, rispetto ad anche altre zone centralissime e cosiddette in del paese, vedi via Roma, vedi Corso Vittoria Colonna. C'è voglia veramente proprio di ripartire tutti uniti, da quello che vediamo. C'è una gran voglia di ripartire, ma principalmente per dare un segnale di apparente normalità. Ecco, ne abbiamo già parlato in altri incontri, ma anche in altre interviste, il tono più o meno è sempre quello. Non è che tu riapri per fare tanti affari, soprattutto poi un articolo come il nostro. Si riapre per dare un segno di apparente normalità in giro, soprattutto ad Ischia, dove lo dicono gli altri, io sono fiero, ecco, di essere diciamo, di essere riconosciuto come ischitano, che siamo stati una popolazione attenta e una popolazione anche molto responsabile. Oggi, senza voler entrare nei meriti di questa pandemia, di questa problematica internazionale, è il momento della ripresa. Noi viviamo di turismo e bisogna dare un segnale di tranquillità sia principalmente a noi, perché come ho detto in un'altra intervista, noi come popolo siamo il popolo delle contraddizioni, ci abbattiamo molto facilmente, però se c'è da lavorare ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo. Tenuto conto del contesto sanitario, soprattutto che purtroppo avvolge non solo il nostro paese, ma tutto il mondo, possiamo dire che i numeri del primo ponte del 2 giugno, proprio a ridosso del lockdown, sia comunque incoraggiante. C'è stata tanta gente sull'isola. È incoraggiante, sì, anche perché noi partiamo da un presupposto, soprattutto Ischia Ponte, dove oramai il 40% dei residenti non è ischitano, quindi sono i residenti delle seconde case. Quindi di fatto è incoraggiante per questo, perché è stata la prima vera venuta diciamo, di questi secondi residenti, ecco, di questi ospiti del borgo di Ischia venuti a Ischia. Quindi è incoraggiante perché l'isola inizia a rivivere con le sue enormi difficoltà, con le contraddizioni, anche in un momento in cui veramente non si sta capendo nulla e viviamo in una regione dove almeno all'esterno la Campania appare come una delle regioni più sicure. Quindi questo è un segnale che noi dovremmo sfruttare per trasmettere meglio. Perché laddove abbiamo diciamo, delle eccellenze, ecco che bene o male ci stiamo rimboccando le mani per mostrarci pronti e aperti e disponibili per il cliente, per il turista e non anche per l'ischitano, dall'altra siamo troppo divisi nelle comunicazioni verso l'esterno. Però oggi non è il momento della polemica, è il momento del fare. E questo è un buon segnale che stiamo dando anche di responsabilità, cercando di offrire i locali sanificati, pronti ad accogliere il cliente nella totale tranquillità.